e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoffa un sorriso e dice: noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone. Grande atmosfera nell'impianto delle sorgenti, tante finalissime, tanto bel gioco e soprattutto una serata sociale molto importante. Allora, con me Daniele Bartolozzi, presidente della Lega Calcio WISP, e Luigi Travali, presidente della SD Calcetto Livorno. Insieme quest'anno avete fatto veramente tantissimo per lo sport livornese. Abbiamo fatto tantissimo per lo sport livornese, per il calcio in particolar modo, ma siamo aperti a tutte le discipline. Stasera è una gran serata, l'abbiamo visto dalla partecipazione di tutte queste persone. Ottima chiusura di una grande stagione, grazie anche al contributo di Gigi, che è una grandissima persona. Io penso che meglio di così la WISP non potesse aspettarsi altro. Ringrazio anche te, Assen, perché comunque sei un gran collaboratore, pieno di entusiasmo e di euforia. Senti Daniele, siamo in una fase dove di chiusura ma anche di rilancio, di inizio di una nuova stagione. Sì, praticamente fra un mese arriviamo qua in partenza, ricordiamo che il 20 di agosto saremo già qua presenti, qualcuno di noi, per accogliere tutti coloro che avranno piacere di fare dello sport con la WISP. Siamo qua a disposizione. A disposizione ma anche rintracciabilissimi, ricordo ovviamente anche attraverso la brochure che siamo tutti e tre rintracciabili in tutto il periodo, in tutto questo tempo. E la dimostrazione di questa grande serata, la presenza dei ragazzi della nuova Arlecchino che veramente ci hanno dato una gioia infinita. Siamo con i responsabili dell'Unicef di Livorno. No, scusate, allora riprendiamo i ragazzi che esultano, che è meglio, guardi. Questi sono i ragazzi della nuova Arlecchino che hanno appena segnato un altro gol. Grande gioia. E questo, signore, la serata con la conclusione del... Ecco. Allora, poi ci avvicineremo anche a Giorgio Andreacchio,
che ha onorato anche con la sua presenza questa partita. Vieni Giorgio, rimani qui vicino. Allora, torniamo a noi. Siamo con i responsabili dell'UNICEF, il Comitato di Livorno, Lucilla Lucetti, l'avete già conosciuta, Paola Bacchini da tantissimi anni, però è la prima volta che è un torneo dedicato all'UNICEF, insomma il torneo dei mille, diciamo per il progetto Vogliamo Zero. Sì, sì, è vero, mi fa piacere, sono adulti, in genere noi stiamo più con i bambini, però anzi è meglio che questo sia avvenuto. Vogliamo zero bambini morti di fronte ai 22.000 che invece muoiono ogni giorno, basta una piccola offerta per salvare la vita di un bambino. Bene, l'offerta avviene anche attraverso lo sport, attraverso il gioco, abbiamo raccolto per 108 partite, insomma, un po' come abbiamo previsto inizialmente, Lucilla. Certo, certo, anzi per questo vi ringraziamo, perché comunque ci tengo nuovamente a ribadire l'importanza di questa campagna, perché è indirizzata a bambini sotto ai 5 anni che purtroppo ogni giorno muoiono per cause facilmente prevenibili, quindi per malattie che invece si possono facilmente curare, quindi non sono malattie strane, malattie rare, sono malattie per cui bastano pochi centesimi, basta un vaccino o un antibiotico, ecco. Quindi pochi centesimi, quindi io rinnovo l'invito, non mi stancherò mai di rinnovarlo, di donare anche pochi centesimi, ma doniamoli tutti. Ma c'è il ragazzo che uno dei ragazzi vi consegnerà il premio, diciamo la donazione ricavato delle partite, questa quindi la prima classificata, gli diamo questo. Allora, se il pubblico, se no poi da fuori non vedono niente, se potete andare veramente di fronte, così anche il pubblico potete entrare. Presidente della Lega Calcio WISP, quindi fa favore di grande gruppo, grandi ragazzi, grandi talenti tra di loro. Allora, giratevi. Giratevi verso di me. Allora, per loro c'è anche, rimanete lì, che c'è anche un presente da parte dell'UNICEF. L'UNICEF è un attestato di sostenitori UNICEF. Ecco la foto. Allora, consegni a Daniele Bartolozzi, sempre ai ragazzi, perfetto, via ragazzi, allora lasciate il posto. Grande finale all'ultimo calcio di rigore. Allora, fate anche la foto di rito, anche le altre ragazze per favore venite anche voi quando si consegna, così fate le foto insieme ai ragazzi. Genti Labrone, per Penelope. Mi tira il capitano, la foto di rito ovviamente. Irene Valeri, non so se la chiamano Sara Cinesca, comunque insomma, ha subito veramente pochi gol. Lo facciamo consegnare dalle ragazze, ma anche da Luigi Travali. La foto. Consegna il premio le ragazze Penelope. Magari tutti e tre insieme, così fate anche la foto, ragazzi, fatevi vedere. Se no poi Gino si arrabbia.
campioni della città di Livorno, anche se hanno la maglia blu. La coppa, la foto, ovviamente sempre, vi invito sempre a avvicinarvi alla foto di Nico, sempre, è veramente il volo, sono veramente delle grandi talenti, come sostenitori unici. Allora fate la foto di Vito. La premiazione a quelli che tirano la coppa. Questi sono i ragazzi dell'FC, prendete la coppa con la foto e poi eccoli insieme. Sono veramente dei gol, golazzo come qualcuno diceva. Bravi ragazzi, un bel applauso per questo primo posto argento. Possono ritirare questo, il fischietto, consegniamole a Bimbe. E fate la foto anche. Non so quanti gol ha fatto, ma ne ha fatti tanti, più degli altri, vero? Arlecchino ha partecipato al torneo dei 1000 fuori 11 con due squadre, Punto Sinfri Nuovo Arlecchino 1, Punto Sinfri Nuovo Arlecchino 2, grazie anche all'appoggio di Stefano Sinfri. Ho visto un giro, però adesso c'è una scusa dietro, ha detto l'accompagno io, non si sa perché, eh? Nessuno non ha capito. Può ritirare il premio. Allora, anche voi le ragazze insieme a loro per la foto. Allora, questi ragazzi hanno partecipato a Brindisi nelle finali nazionali, il colosso Babylon United, quindi loro premiati anche questa sera, hanno conquistato ben tre finali su tre coppe di Luigi Travaglio, ma lui si aspettava la modella del Penelope. Però allora Vasili, Jonathan, puoi ritirare il premio e fare la foto con ragazzi, avvicinatevi tutte le volte per le foto. La foto, sì, la foto di Rito. Quindi già mezza porta è già garantita, coperta, vero Gianni? Allora, ritira il premio del portiere del città di Livorno con tanto di fotografie. Il Barverdi, secondi classificati nel torneo città di Livorno di calcio a 5, una squadra molto regolare nelle partecipazioni. Grandi. Allora li facciamo premiare da Gigi Travali. Fa piacere, lui è un po' timido, lo salutate.
che si prepari anche Luca Vannoni. Eccoli, Johnny. Grande soddisfazione, anche premiare questo grande gruppo. Siamo con il presidente del Babylon United 2004, già campioni nazionali di Soccer League, adesso portano a casa anche il primo grande torneo dei 1000 for UNICEF, quindi scrivete il vostro nome anche nell'UNICEF e poi magari ci sarà anche seguito, Giorgio. Sì, sono molto contento perché questo torneo dei 1000 era un progetto che oltretutto Assen partoriva da lungo tempo e sono molto contento di essermelo aggiudicato per primo. È stata una bella manifestazione, sono molto contento perché siamo riusciti anche a dare una mano all'UNICEF, hanno partecipato i ragazzi della Nuova Arlecchino che sono stati molto contenti, è stata una bella serata e ci siamo aggiudicati anche un titolo alla WISP. Allora, questo è il titolo, diciamo, organizzato dall'UISP per l'UNICEF, sì. Ovviamente pensiamo che ci possa essere anche un seguito di anche fame di vincere titoli magari che ancora alla vostra bacheca mancano. Certo, per noi è stata un'esperienza nuova in questo nuovo impianto delle sorgenti, bellissimo, ci siamo trovati bene, l'organizzazione è stata all'altezza e ora con questo torneo avremo anche la possibilità di affrontare un campionato che vedremo di affrontare con qualcuno dei ragazzi della vecchia guardia inserendo dei giovani under 21, visto che noi comunque abbiamo un progetto in FIGC e ci può essere molto utile per crescere e scovare anche nuovi giovani talenti. Ecco. Giorgio, io ti ringrazio della partecipazione, hai fatto felice anche i ragazzi della Nuova Arlecchino che hanno dato la cosa più bella, ecco, vedere i ragazzi che gioivano al gol e alla vittoria della Coppa è stata la cosa sicuramente più bella, penso che gli abbiamo regalato una bella serata, c'era tanta gente, coreografia e si sono divertiti sicuramente, ecco. Grazie Giorgio, ovviamente con questo abbiamo concluso la stagione sportiva, le nostre brochure sono a disposizione da tutte le parti per il progetto della nuova stagione sportiva 2012-2013, dove ci auguriamo veramente di poter dare una mano ai ragazzi a spendere il meno possibile e tanto il progetto Top 10, che sarà un campionato gratuito, anche questo, Giorgio, diciamo un'idea, insomma, niente male per gli amatori. Certo, sicuramente al giorno d'oggi con la crisi che c'è le spese sono molto elevate e è giusto anche riuscire ad andare incontro ai ragazzi che comunque ogni volta che giocano, chi magari ha la fortuna come noi di avere degli sponsor dietro, riusciamo a coprirli gran parte delle spese, mentre altri comunque sono costretti a spendere quelle 6-7 euro a settimana che comunque al giorno d'oggi pesano, ecco. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoffa un sorriso e dice no.